Vostra Eminenza, c'è Milady che insiste per parlarvi. Milady, la vostra visita è davvero inaspettata. E allora? Non mi invitate neanche a sedere dopo il lungo viaggio di ritorno dall'Inghilterra? Milady, mi è giunta voce che ultimamente abbiate passato parecchio tempo in compagnia di un certo duca inglese, non è vero? Non c'è che dire, le vostre spie sono decisamente di prim'ordine, mio caro Richelieu. Ma sono sicura che neanche loro sono in grado di ottenere le informazioni che io mi sono procurata. Forse, Monsieur Rochefort, sarà meglio che voi aspettiate di fuori, grazie. Queste vostre informazioni riguardano la relazione... La relazione a cui talvolta è pericoloso alludervi, perfino per me, Milady. Ma non per me, mio caro cardinale. Ora venite a sedervi qui, vicino a me, e io vi spiegherò come questa relazione reale potrà portarci grandi benefici. Quanto a voi che state a guardare, ora dovete lasciarci parlare in privato. Quattro, erano quattro. E le guardie? Ah, le guardie del cardinale non le ho mai viste in meno di sette, capirete, monsieur, con quello che succede dalle parti del palazzo, cosa vuole? Buonasera, mademoiselle, sono il cavalier de Grie, arrivato or ora dalla lingua d'oca. Ma dove va? Aspetti, non se ne vada. Che splendida fanciulla. Madame, siate la benvenuta nella mia umile dimora. Permettetemi di offrirvi un cordiale. Farà svanire nel nulla il ricordo di quell'infame marrano sfregiato. Per quale motivo questa deliziosa creatura guardava attraverso la finestra? E perché l'hanno aggredita? Voi dovete essere Monsieur d'Artagnan, non è vero? Al vostro servizio, guascone e moschettiere del re, madame. Io mi chiamo Constanzo Bonacieux. Ho l'onore di essere cameriera di Sua Maestà la Regina e la mia vita è in terribile pericolo. Perché mai? Per una questione di cuore. Una questione di cuore? Sì. Oh, santo cielo. Si riferisce alla nota relazione tra la regina e il duca di Buckingham. E solo alludervi può essere terribilmente pericoloso. E chi stavate spiando dentro quella casa? Forse il nemico mortale della regina, il cardinale Richelieu? Signore, non posso dirvi di più. Madame. Quello che avete già detto è chiaro come il cristallo. Ne informerò subito i miei amici moschettieri. Sapevo che mi avreste aiutato. Un momento. Come avete detto di chiamarvi? Constance Bonacieux. 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 Possibile che io vi conosca? Molto probabile. Sono la vostra padrona di casa. Ah. E mi dovete 3 mesi di affitto. Ah. Fate conto che siano pagati, signore. La mia vita è molto più importante. Parlate come un vero moschettiere, madame. Seguitemi. Thank you.
Su, Porthos, vecchio mio, cantaci una canzone. Sempre la solita? Ma sì, certo. Bene. Salve lunga vita che viva di più, in alto il bicchiere ed il vino va giù, così al cardinale la rabbia vien su, va in alto il bicchiere ed il vino va giù, va in alto il bicchiere ed il vino va giù. Alla nostra regina di grande virtù, va in alto il bicchiere ed il vino va giù, così al cardinale la rabbia vien su. Va in alto il bicchiere ed il vino va giù. Evviva! E cari amici, vi presento Madame Bonacieux. Madame, i moschettieri del re. Athos. Madame. Lui è Porthos. Il vino deve sempre andar giù, vero D'Artagnan? Oh, buonasera. E Aramis. Amici, ci attende una missione pericolosa, delicata e della massima segretezza. Pericolosa? Delicata. E della massima segretezza. Si riferisce alla nota relazione d'amore, a cui il solo alludere è pericoloso, tra la nostra regina Anna e l'inglese duca di Buckingham. È in palio l'onore del nostro sovrano, amici, e la stessa Francia è in grave pericolo. Anche l'onore della regina è in grave pericolo. Ditemi, amici miei, che cosa vi avevo detto? Noi risponderemo al richiamo del re, della patria e di questa bellissima signora. Rispondere? Uno per tutti? Tutti per uno! Urrà! Urrà! Sua Eminenza il Cardinale Richelieu, Cancelliere di Vostra Maestà e Primo Ministro, vi prega, Sire, di voler leggere questa lettera. Chi l'ha scritta? Sua Maestà la Regina. Mia moglie? Il Cardinale Richelieu vuole dimostrarmi che mia moglie ha una relazione con quest'inglese Buckingham. D'altra parte, se la cosa fosse vera, sarebbe pericoloso perfino il solo alludervi. Ebbene, non vedo cosa vi sia da leggere. Mia moglie ha scritto a suo padre, l'imperatore d'Austria. Vi prego di continuare a leggere, Sire. Sarà bene che arriviate al postscriptum. Che cosa? Al PS. Dopo la firma, Sire. Ah, PS! Delle persone qualsiasi come voi non dovrebbero stare a guardare un incontro privato tra il re di Francia e il suo cancelliere. Cosa dite? Sire, io non ho parlato. Non c'è niente che non vada in questa lettera. A parte il fatto che Sua Maestà chiede a suo padre l'imperatore di usare la sua influenza per porre fine alla mia carriera. Ma certo che l'ha fatto, caro cardinale. Lei vi odia quasi quanto voi odiate lei. È per questo che vuole far invadere la Francia dalla Spagna e dall'Inghilterra. E così? Beh, cosa dovrei fare io, secondo voi? Sire, se ricordo bene, avevate intenzione di dare una gran festa la sera del 3 di ottobre. Una festa? Sì. Ma che ha a che fare la festa con l'Inghilterra e la Spagna? Oh, niente, Sire. Assolutamente niente. Deve essere uno dei suoi diabolici intrighi. Vostra Maestà ha parlato? Sì, cioè, no. Vorrei che non dimenticaste, Sire, di fare presente alla regina che la sera della festa gradireste vederle indossare la tracolla di diamanti che le avete regalato. La tracolla di diamanti che le ho regalato? È un disbrigo cattolico, non è vero? Ha detto, Maestà? È un intrigo diabolico. Sire, io sono il cancelliere. Potrei mai io intrigare contro il mio re? Oh, chissà se dovrei starlo a sentire. Questa è la terza volta che lui mi nomina quella tracolla di diamanti. Secondo voi sta forse cercando di insinuare qualcosa?
Beh, se avete un'opinione, non ditela, tanto non posso sentirvi. Comunque spero che adesso vi rendiate conto del perché noi re meritiamo tutti i gioielli della corona e tutti i dolci che riusciamo a mangiare, perché siamo delle persone terribilmente sole. Madame, sta arrivando Sua Maestà. Madame Bonacieux, mia cara. Luigi, che avete? Mi sembrate agitato. Agitato? Io? No, mai. Com'è possibile che possiate dire che sono agitato? Sapete benissimo che sono impassibile come un inglese. Oh, caro. Ma perché lui non può essere bruno, alto, bello e impassibile come il mio amato duca di Buckingham? Come dite? Niente. Eppure mi sembrava di aver sentito duca di Buckingham. Madame, vi sarà tra breve una gran festa e io esigo, desidero che vi interveniate con il vostro abito più bello e con la tracolla di diamanti che vi ho donato per il compleanno. La mia tracolla di diamanti. La vostra, madame. Sono perduta. Egli sa, sono stata tradita. Madame, sulla mia anima sono pronta a morire per aiutare Vostra Maestà. Quei diamanti a cui alludeva così sottilmente il re, li ho donati al mio amato duca di Buckingham. Madame, sono perduta. Ed è perduta anche la mia vita, anche il mio onore. Voi dovete assolutamente riavere quei diamanti. Sì, ma come? Qualcuno deve andare a riprenderli dal duca. Ma chi? Di chi mai potrò fidarmi? Di me potete, madame. Io so dove trovare un messaggero. Per l'onore della regina. In nome di Sua Maestà. Per la gloria della Francia. E alla faccia del cardinale. Shh. Chi c'è là fuori? È solo Minù. Miei signori, ditemi che mi aiuterete. Uno per tutti e tutti per uno. Hurra! Partiremo subito per l'Inghilterra. Vostra Eminenza. Vostra Eminenza. Che ci fate qui, Rochefort? È per via di D'Artagnan e dei suoi amici, tre moschettieri, Vostra Eminenza.
Di che cosa si tratta? Sono partiti alla volta dell'Inghilterra, vostra eminenza. In missione per conto della regina. Cosa? Fermateli! Esigo che siano fermati ad ogni costo! Ma guarda, quattro persone a cavallo in viaggio così di buon'ora. Chissà dove andranno. Se ti sfugge una sola parola sul fatto che sono al soldo di Richelieu, ti taglio la gola e poi ti sbudello. Buongiorno, signori. Colazione? Con del vino, oste della malora, con del vino! Buon vecchio Porthos, non cambierà mai. Splendida giornata, signore. Avete cavalcato a lungo? Io? Anche troppo. E voi, signore? Volete bere con me alla salute del cardinale? Io, signore? Voi, signore? Certo che lo farò, signore. E voi berrete con me alla salute del re? Per me non esiste alcun re, signore, oltre al cardinale Richelieu. Signore, voi dovete essere ubriaco. Signore! Voi mi avete insultato. Era una trappola, Porthos, e ci sei cascato in pieno. Ci sarebbe cascato chiunque. Signore, in guardia. Uccidilo senza fare troppa confusione e raggiungici appena hai finito. In guardia, signore. Dio sia con te, mio buon amico. Signori, dobbiamo andare. Sembrerebbero normali i lavori stradali, ma sarà meglio stare allerta. Brava gente, fatevi da parte, liberate la strada! Attenti, è un'imboscata! Non lasciateveli sfuggire, ragazzi! Uno per tutti e tutti per uno! Uno! Mi stanno sfuggendo! Sparate! Presto! Resisti! Povero signore, ma non preoccupatevi, penserò io a curarlo. Questo è per pagare un medico, il resto è per voi. Dio vi benedica, nobile signore. Il problema è, riusciranno i miei amici a raggiungere Amiens prima di sera? Il problema è, riusciremo a raggiungere Amiens prima di sera? Prima di sera?
E perché no? Sono loro. Bevute a non finire, ti dico. Porto, Alicante e chissà che altro. E tu che non vuoi mai portarmi fuori, sei soddisfatto? Buonasera. Buonasera a voi, signore. Sul mio onore è veramente una buona sera. Volete fermarvi qui questa notte, signore? Sì, vorremmo, e con lo stallaggio. Certo, come desiderate, nobile signore. D'Artagnan, va via, mi hanno preso. Prendete anche l'altro. Dio ti protegga, coraggioso amico. Salpate per l'Inghilterra? Sì, signore, è così. E potete portarmi con voi? Niente di più facile, ma nessuno può attraversare il canale senza un permesso scritto del cardinale. Dannazione. Ho un permesso scritto del cardinale. Eccolo qui. Allora deve farlo controfirmare dalle autorità portuali, laggiù. Quando è così lo farò subito. Monsieur, mi sembra che abbiate molta fretta. Moltissima fretta, monsieur. Allora sono dolente, perché in verità devo chiedervi un favore. Dite dunque. Ho bisogno del vostro lasciapassare, perché purtroppo non ne ho uno. Mio nobile amico, io non credo che... Ora capisco chi siete, voi dovete essere D'Artagnan. Al vostro servizio. In guardia, allora. Per Athos! Per Porthos! Per Aramis! E questo è per me. Il lascia passare per l'Inghilterra. Pronti a salpare, Nostromo? Sì, signore capitano! Timoniere, barra 3 gradi a dritta! Sì, signore, barra 3 gradi a dritta! Colpo, milord. Siete Lord Buckingham, mio signore? E voi? Voi chi siete, prego? Milord, il mio nome è D'Artagnan. Vi ho portato questa lettera dalla Francia. Entrate, signore.
Così potrete riferire alla vostra ed alla mia regina quel che adesso vedrete. Se la regina rivuole i diamanti, noi compiremo il suo volere come fosse quello dello stesso Iddio. Oh, my God! Che avete? Tutto è perduto. Due diamanti sono scomparsi. Scomparsi? E come? Sicuramente opera del cardinale e di quella donna il cui nome non oso menzionare. Milord, intendete dire... Non pronunciate quel nome. Milord, dobbiamo sostituire quei diamanti. Impossibile. Dobbiamo farlo, Milord, al più presto. Mancano soltanto 3 giorni alla festa al Palazzo Reale. Notate, volentieri, voi non credete, ma cedete, vero madame? Cosa? Oh, non ditemi che avete avuto ancora una volta un duello, Athos. Una questione d'onore, maestà. Vedo che anche voi siete ferito, Aramis. Un banale incidente con un'arma da fuoco, maestà. Un'arma da fuoco? Oh, povero me! Si sarà trattato di una questione d'onore, d'onore! Oh, niente di così romantico, vostra maestà, una semplicessa. Una semplicessissima? Esatto, sire, con un banale ti faccio da taverna. Dato il vostro peso, sarà stata colpa delle parole pesanti. Può l'umile servo di vostra maestà presentarvi un umile dono? Diamante? Che cosa significa? Stasera la regina indosserà la sua tracolla di diamanti, sire, e se ne mancheranno 2. Domandatele dove siano finiti i 2 diamanti mancanti. Secondo me porre una tale domanda sarebbe molto, molto pericoloso. Oh, e adesso chi arriva? Sua maestà la regina, sire. Ora ne vedremo delle belle. Ah, mia cara. Vostra maestà. Vedo con piacere che avete indossato i diamanti. Sì, come vedete sono 12. Cosa? Come ha potuto? Oh, splendido, splendido! Così adesso ne abbiamo 14, vero Richelieu? Con il grazioso permesso di vostra maestà io mi ritiro. È un onore per me vedervi ritirare, Eminenza. Bene, 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 adesso non pensateci più, mia cara. Piuttosto, non credete che sia ora di dedicarsi al ganso? Al ganso, vostra maestà? Al ganso? Chi ha detto il ganso? Io non ho detto ganso, al pranzo! Più avanti nella serata, mio caro. Ora sta per iniziare il balletto reale. Oh, oh sì, sì, sì! Che si dia inizio al galletto reale! Oh, vi prego, Luigino!
3 settimane dopo. È finito per il meglio. L'onore della regina è salvo. Il problema adesso è che il duca di Buckingham vuole invadere la Francia, eliminare il cardinale e le Luigi. Volevo dire il re Luigi, e quindi sposare la regina. Chissà con chi dei due la mia signora sarebbe più felice. Voglio dire, il duca di Buckingham è un uomo affascinante, ma in fin dei conti un re è sempre un re. Qualunque cosa accada, non credo che a me potrà capitare mai più qualcosa di spiacevole. Constance Bonacieux? Sì. Presto, nella carrozza. Signori, la realtà è che Constance è stata rapita. Andiamo, D'Artagnan, non possiamo dimostrarlo. Però sappiamo che è successo e possiamo anche indovinare chi è stato. Non vorrei dire che... Secondo me, invece, vuole dirlo. Certo che voglio dirlo. Quello che vuol dire è che è stata la perfida Milady, colei che è troppo pericolosa per essere menzionata. È stata Milady e io non ho paura di menzionare il suo nome. L'ultima volta che ho pronunciato quel nome in pieno giorno, un rospo gigante è saltato fuori dal caminetto. E com'era? Al sangue o ben cotto? Come? Ben cotto? Dico Aramis, sei proprio un burlone. La domanda è, dove sarà ora Milady? Bene, Milady, una nave vi attende. Vi trasporterà fino in Inghilterra dove, se il duca di Buckingham non recederà dai suoi insani progetti contro la Francia e contro la mia persona, voi potrete dare origine a uno di quegli eventi che mutano il destino delle nazioni. Presumo che vostra eminenza si riferisca al provvidenziale uso di un pugnale. Osservatevi, prego, l'incredibile audacia e lo sprezzo del pericolo con cui io parlo chiaramente di politica. Io ritengo, Milady, che non sempre si debba dare un nome preciso a quello che tutti sappiamo essere talvolta necessario fare per il bene del nostro paese. Diciamo qualcosa del genere. Ed ora, Milady, se vogliamo andare... E così siete ritornata in Inghilterra. Chi siete voi? John Felton, Milady, ufficiale del reggimento delle guardie reali. Devo pregarvi di seguirmi, per favore. Devo considerarmi in arresto? Naturalmente, Milady, per ordine diretto del duca di Buckingham. Ah! Va bene, ma non crediate, amico mio, che queste mura possano mai riuscire a trattenermi. State tranquilla che possono, Milady, e lo faranno. Mio caro duca di Buckingham. Felton, questa donna è giovane, bella e per di più conosce tutte le arti della seduzione. Ma è anche un mostro che a soli 25 anni ha commesso più crimini di quanti voi riusciate a immaginare. Guardatevi da lei, Felton, io ve lo comando. Me ne guarderò, lo giuro. Ditemi, non vi è venuto in mente che il povero Felton potesse innamorarsi di me a prima vista? State a vedere. Oh.
Che vi dicevo? Eccolo là fuori e sta sospirando per me. Ho un piano semplicissimo per questa notte. Fingerò di essere terribilmente indisposta. Toccatemi. Mamma, che cosa avete? Meglio la morte che la prigionia a vita. Oh, giusto, Chael. Non vi sarete avvelenata. Che il Signore abbia pietà di me. Io amo questa donna. Se morrà, morrò anch'io. Ma se non morrà, allora farò tutto ciò che mi chiederà. Io non posso farne a meno. No, oh. Vi prego, milady, evitate di morire. Questo cappello costava 3 guinee. E allora, Felton, mi lascerete libera e assassinerete per amor mio il duca di Buckingham? Lasciarvi libera? Ma certo che vi lascio libera. Io vi amo e per voi farò qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa vi piaccia e qualsiasi cosa vi possa rendere felice. Certo che vi lascio libera, mia dolce e bella signora. E per amor vostro, mia dea, io pugnalerò a morte quell'infame, terribile e vile mostro, il duca di Buckingham. Lunga vita al duca di Buckingham! Molto bene, miei frodi, molto bene! La nostra causa è una giusta causa, una di quelle cause di cui tutti noi dobbiamo essere fieri. Quando sbarcheremo in Francia daremo ai francesi una lezione e vi prometto anche che sbaraglieremo il loro esercito e ridicolizzeremo il cardinale Richelieu. Avanti, miei prodi, gloria ed onori per tutti voi, avanti! Lunga vita al duca di Buckingham! Lunga vita! Felton, cosa fate voi qui? My God, cosa vi è accaduto al cappello? Si è bruciato, milord. Come bruciato? È stato il fuoco dell'amore, milord. Amore, chi conosce quel fuoco meglio di me, Felton? Eppure ne siete proprio sicuro? Voglio dire, è stato un caso di combustione spontanea o mi state facendo uno scherzo? Sì, Lord Buckingham, un divertentissimo scherzo. Felton, fermo! Aiuto! Felton, io... Milady mi sta aspettando. Ed ha un lascia passare. Faremo vela per la Francia e vivremo insieme per sempre, felici e contenti. Amor mio, sei felice adesso? Possiamo salpare? Quell'uomo sulla nave è lui che ha ucciso il duca di Buckingham. Prendetelo! Giustiziatelo! Milady, ma... Povero stupido imbecille innamorato. D'altra parte, come ben saprete, tutti gli innamorati lo sono. Il fatto è, signori, che come paladini della regina sappiamo perfettamente che il duca di Buckingham è stato assassinato da Milady per volere del cardinale Richelieu. Ma come moschettieri del re sappiamo anche come Buckingham sia stato assassinato per evitare l'invasione della Francia. Noi siamo dei soldati, lasciamo agli altri le complicazioni politiche. Quello che invece ci riguarda è il destino degli innocenti, in questo caso di Madame Bonacieux. Signori, lo sfregiato Rochefort è stato visto non più tardi di questa mattina. Di questa mattina? Deve incontrarsi con Milady a Béthune. Béthune? Trovare Milady vuol dire trovare Constance Bonacieux. A noi hanno ordinato di raggiungere l'esercito reale ed è nella direzione opposta. Niente potrà fermarmi. Io parto per Béthune. Uno per tutti, signori. E tutti per uno. Urrà! Urrà!
Calmati, bambina mia, non piangere. Sei stata tanto, tanto male. Credevamo che tu avessi addirittura smarrito la ragione. Mi hanno portata via contro il mio volere. Ora però non devi piangere più. Ho una bellissima notizia per te. La tua benefattrice è qui. Chi è la mia benefattrice e dove mi trovo? Milady de Winter, è lei la tua benefattrice. E tu ora ti trovi in salvo nel convento di Béthune. Milady de... Com'è riuscita a ingannare queste sante donne? Ma allora, anche nella vita i bugiardi vengono creduti, non soltanto nei romanzi. Ti senti abbastanza in forze per vederla? Certo, ma... Lei ha espresso il desiderio di portarti via con sé. Eh? È là fuori che aspetta. Portarmi via con sé? Perché? Come può essere? Madame Bonacieux. Milady de Winter. Ho portato a termine i miei progetti. Buckingham è morto. Oh no! Ma come? Svenite! Allora dovrò darvi un cordiale. Veramente avevo progettato un altro tipo di vendetta. Comunque sarà sufficiente anche questa. Oh, ecco qui. Ora bevete questo, mia cara. Che cos'è? Bevetelo. Grazie. Presto, milady. Dobbiamo andarcene subito. Sono già all'ingresso del convento. E così loro sono già arrivati. Loro? Chi? Ah, solo 4 persone che sono arrivate troppo tardi. Ci conviene passare attraverso il chiostro. Ma la suora aveva detto che sarei partita anch'io. Sì, la suora ha detto la verità, mia cara. Il vostro sarà il viaggio più lungo. Il viaggio più lungo? Come il viaggio più lungo? Cosa avrà voluto? Oh, ma forse... Non può essere. Oh... Sono stata avvelenata. Oh. Oh. Chi è stato? Milady de Winter. Milady? Oh. 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 Amici miei, non abbiate timore. Io sono D'Artagnan. E questa dolce anima innocente non resterà invendicata, lo giuro. Buona fortuna. Seguitemi. Una cosa, D'Artagnan, tu sai chi è quella persona con la maschera? Athos ha detto che non dobbiamo fare domande. Qualche volta mi chiedo se la gente mi prenda mai sul serio. Ma sapete almeno dove andiamo? Lo sapremo tra qualche istante, mio buon amico. Di qua. Cosa volete? Siamo venuti a giudicarvi per i crimini che avete commesso. Quali crimini?
Davanti a Dio e agli uomini, io accuso questa donna di aver avvelenato Constance Bonacieux. Io accuso questa donna di essere complice nell'assassinio del duca di Buckingham. Conosco tutti i suoi crimini. Ho sposato questa donna quando era ancora una ragazza. Che cosa? Oh no, mon Dieu! È vero, anche se me ne dispiace. Come? Niente più fiamme, milady? Che ne è delle vostre arti magiche? Guardate sulla sua spalla. Ci troverete il marchio dei criminali comuni. Oh, no, non può essere. Ebbene, guardate. Sono stati i miei nemici. Voi mentite. Quel marchio sono stato io a farvelo. Il boia di Lille. Oh, che il cielo abbia pietà di me. Sono perduta. Milady, i vostri crimini hanno disgustato gli uomini in terra e Dio in cielo. Pertanto vi condanniamo. Dovrete morire. Ah, Constance, mia povera e dolce Constance. Un crimine orrendo, perpetrato dalla mia stessa moglie, incarnazione del male. E il cardinale Richelieu, allora? Quale orribile trama aveva tessuto? All'onore della regina è stato salvato, miei brodi moschettieri. Ah, sì, certamente. L'onore! E il male è stato sconfitto. Hurrah!